Difendiamo e ricostruiamo. Difendiamo e ricostruiamo. Caterina Morganti! E andiamo! E andiamo in Serie C! E andiamo in Serie C! La De Gourmet in Serie C! Era il 4 maggio scorso e nella radiocronaca di Marco Benarrivo veniva raccontata così l'ultima palla che toccava terra, sancendo ufficialmente la promozione in Serie C della De Gourmet e il coronamento di un traguardo coltivato per anni. La formazione femminile dell'US Pallavolo Senigallia, a distanza di qualche settimana, ha celebrato la sua splendida stagione con una grande festa. Più di 150 persone invitate nella roccaforte nero-azzurra del palazzetto di via Campo Boario, dopo un momento conviviale hanno rivissuto tutte insieme i momenti salienti del campionato grazie ad un video trasmesso su maxischermo. Una serata in cui l'emozione l'ha fatta da protagonista. Questa è una serata magnifica, ma è veramente la ciliegina sulla torta di tutti i campionati, perché ne abbiamo vinto parecchie cose. Le emozioni sono tante, adesso sintetizzarle non è facile. Ti devo dire, mi sono rimaste così negli occhi due o tre giocatrici che non credevo che facessero questo salto di qualità così, così promettente anche per il futuro. Già i numeri, 28 vittorie su 30 partite giocate, danno il senso del grande campionato disputato dalla De Gourmet. Percorso netto in regular season, con 18 successi in altrettanti incontri. Un piccolo momento di sbandamento nei playoff promozione, con le sconfitte subite a Offida e Tolentino, e proprio quest'ultima che, per un solo set di differenza, conquistava la promozione diretta in Serie C. Nello spareggio promozione contro Offida, però, le ragazze senigalliesi, allenate da Roberto Paradisi, non hanno più sbagliato un colpo. Vittoria Senigallia, davanti a un Pala sgremito, vittoria Offida, con più di 100 tifosi in pullman al seguito. Un campionato strepitoso, devo dire, quello della prima squadra femminile della Dea Gourmet, con un pubblico davvero incredibile. Ricordo la trasferta di Offida e credo che rimarrà nelle nostre menti, nei nostri cuori per anni, perché vedere un pullman di tifosi, decine di macchine arrivare in trasferta a 100 km di distanza, io credo che sia un'emozione irripetibile per un'associazione sportiva dilettantistica come la nostra. Oggi siamo in C, forse anche grazie a quel pubblico meraviglioso. Questa è stata la palestra in cui nessuno è passato, nessuno è riuscito a vincere, e quindi era giusto, secondo me, quest'anno per la Serie C fare la festa qui a casa nostra, nella nostra roccaforte, come giustamente tu l'hai chiamata. Siamo in tanti e questa sera veramente stappiamo lo spumante. Una stagione grandi numeri, insomma, con le partite costantemente seguite in diretta da Radio Velluto e online dallo staff di Senigallia in Palla, che ci ha gentilmente fornito queste immagini. E non a caso coach Paradisi due settimane fa è stato insignito del titolo di sportivo dell'anno a Senigallia, premiato sul palco del Foro Annonario alla presenza di ospiti di grande rilievo. Un premio che ha voluto simbolicamente condividere con il capitano Marta Tontini, a dimostrazione della unione assoluta tra squadra e staff tecnico. Premiazioni anche alla festa del Palaboario, con la società che ha voluto consegnare alcuni riconoscimenti a Luigi Allegrini, amministratore delegato di Bontà Express, l'azienda che detiene il marchio Dea Gourmet e che ha lanciato il progetto Punto Più, all'addetto stampa Marco Benarrivo, appassionata voce di tutte le partite, e a Giacomo Valeri, Marco De Grazia e Emanuele Gregorini di Senigallia in Palla. E poi le atlete, innanzitutto ad Elisa Zingaretti ed Ilaria Bacchiocchi, che fin dalla fondazione dell'US Pallavolo, 13 anni or sono, hanno sempre vestito la casacca nero-azzurra, partendo dal mini volley fino a raggiungere da protagoniste un traguardo tanto atteso. È un'emozione grandissima, da quando gioco in assoluto, nonostante abbia già avuto la fortuna di vivere la promozione in Serie D, questa in Serie C è la più importante e bella in assoluto. Premi alla carriera sono stati invece assegnati a Rossella Berluti e Francesca Carnevaletti. Tutte le vittorie di campionato sono delle belle emozioni, non cambia la prima dall'ultima, non cambia la categoria, una vittoria è sempre una vittoria, è sempre bello. E poi quest'anno avevamo un grande gruppo, quindi è stato ancora più bello festeggiarlo. Se le ragazze della Dea Gourmet hanno disputato un grande campionato, ottima è stata anche la stagione della formazione maschile. I ragazzi della Max Control, che partivano con l'obiettivo salvezza, hanno invece raggiunto i playoff con il salto di categoria sfumato solo nel finale, ma con un bilancio comunque più che lusinghiero. È vero che all'interno di quest'annata importante anche i ragazzi hanno fatto una loro ottima figura, e anzi penso al di sopra di quelle che erano state un po' le aspettative e previsioni. Io credo che quest'anno ci siamo divertiti tutti, credo che forse abbiamo messo le basi per un futuro migliore. Ciliegina finale sulla torta, a completare un quadro decisamente eccezionale, la promozione in prima divisione della seconda squadra femminile allenata da Marco Soffici e composta da un gruppo scelto Under 16.
La festa è proseguita nei due giorni successivi con la 13ª edizione del torneo interregionale Marche-Umbria, organizzato dalla stessa US e al quale hanno partecipato le società amiche Magione Volley, Esino Volley e Polisportiva Candia, che si è aggiudicata la kermesse. A sostenere la manifestazione un marchio importante, Punto Più, la catena di ristorazione Made in Italy, conosciuta per l'alta qualità abbinata a prezzi vantaggiosi, che nei suoi punti vendita propone anche prodotti enogastronomici e oggettistica per la casa. Bontà Express, insieme a Dea Gourmet, ha un progetto, oltre che alla sponsorizzazione, è in procinto di aprire punti vendita e ristoranti, è una catena molto innovativa che aprirà in tutta Italia. Ne approfitto ora per dare un'anteprima che un nuovo punto vendita aprirà proprio a Senigallia in pieno centro storico prossimamente, inizio estate. Confermiamo nuovamente che Bontà Express insieme a Dea Gourmet e quindi Format Punto Più appoggeranno nuovamente il progetto dell'US Pallavolo Senigallia nel prossimo campionato in Serie C. In 13 anni di attività, la US Pallavolo insomma ha compiuto grandi passi, non solo per quanto riguarda le prime squadre, ma anche grazie ad un settore giovanile particolarmente attivo e promettente, ormai tra i primissimi per numero nella provincia di Ancona e non solo. Componenti essenziali per guardare con fiducia al futuro. La nostra forza è il settore giovanile, perché devo dire che la prima squadra che è andata in Serie C, gran parte della prima squadra proviene dal vivaio, quindi è veramente la nostra forza, è una cosa su cui puntiamo molto. Il futuro dell'US Pallavolo è un futuro che a questo punto deve guardare al nazionale, io l'ho detto più volte, noi abbiamo una struttura logistica e soprattutto una passione, un cuore che non hanno nulla da invidiare alle più grandi società di livello nazionale. Noi da oggi non siamo arrivati ad una meta, non siamo arrivati ad un traguardo, siamo ad un punto di partenza, noi da oggi dobbiamo guardare al nazionale. Complimenti allora alla US Pallavolo Senigallia e in bocca al lupo per le prossime impegnative sfide. Appuntamento sotto rete al 16 settembre, quando riprenderanno i corsi della scuola di pallavolo nero-azzurra.